qua, sono andato, ho trovato questa associazione, la mamma Grazia, quella mia mamma, diciamo, e mi trovo molto molto benissimo. Sono molte le storie di vita che si incontrano al centro diurno di accoglienza della Fraternità Federico Bindi nel cuore di Arezzo in via Chiassaia, una realtà nata dall'esigenza di dare un sostegno a tutti coloro che vivono in condizioni di disagio, offrendo servizi di prima necessità. Chi bussa alla vostra porta? Ogni giorno 25-30 persone la mattina e altrettante il pomeriggio, nei pomeriggi in cui è aperto, lunedì, mercoledì e venerdì. Sono prevalentemente stranieri in questo momento, circa il 70% sono stranieri e rimanenti italiani. E tra gli stranieri prevalentemente marocchini, però ci sono di un po' di tutte le nazionalità. Degli italiani che avevano un lavoro più o meno stabile e che l'hanno perso in seguito alla crisi, e degli stranieri che sono venuti qui sperando in un luogo migliore, senza guerre, e con migliori prospettive per il loro futuro, e invece spesso si trovano in situazioni di grave e sensibile disagio proprio. La maggior parte sono uomini. Sì, direi il 99%. Le donne in genere perché sono compagne di qualcuno di loro, sole le donne è difficile. Ma cosa trovano quando varcano quella soglia i vostri ospiti? Ma io spero che trovino anzitutto calore umano, oltre che calore fisico. E poi loro chiedono e noi cerchiamo, prima di tutto, biancheria personale ogni giorno gli viene fornita, quindi biancheria intima. E poi ci chiedono piumotti, ci chiedono giacche, maglioni e altre cose, scarpe soprattutto. Cerchiamo di accontentarli nell'ambito delle nostre possibilità. La fraternità porta il nome di suo figlio, lei qui tanti figli ha trovato. Sentivo che prima la chiamavano mamma. E questa è una cosa che mi ha molto commosso, specialmente la prima volta che è successo, è stato nel Natale non un ultimo Natale, quello precedente, abbiamo fatto una festa, abbiamo fatto una pericena e un po' di festa attorno all'albero, al presepio e poi abbiamo così scherzato, intrecciato due passi di ballo e poi mi hanno detto tu sei la nostra mamma.